consigliera per 3 minuti, ne ha facoltà. Allora, grazie Presidente, ho buttato giù un po' di appunti perché sono veramente state tante le cose dette da ieri. Siamo qui da ore a discutere su una delibera che ci aspettavamo, grazie dell'attenzione a tutti quanti, vedo che sono molto interessati a completare questa discussione. E allora, dicevo, ho preso molti appunti perché di fatto in queste lunghe ore di discussioni tanti sono stati gli spunti che le opposizioni mi hanno dato. Vorrei innanzitutto dire che negli interventi che ho ascoltato è stato usato un lessico da vecchia politica, un lessico che al Movimento 5 Stelle non appartiene. Noi non parliamo di poltronifici, respingiamo al mittente chi vuole, appunto con riferimenti, come diceva la collega Agnello, di Bassa Lega, individuare in questa importante commissione solo la modalità per dare una nuova poltrona. Appunto questa indicazione la rispediamo al mittente, essendo un linguaggio veramente che non ci appartiene, come non ci appartiene il linguaggio delle promesse. In campagna elettorale nessuno di noi ha fatto promesse, ma in campagna elettorale ci siamo assunti degli impegni nei confronti delle persone e sulla base del nostro programma. Quando alcuni delle opposizioni ci denigrano dicendo che noi siamo qui ad occupare questi scranni con una manciata di voti, come se questa fosse un'offesa, anche qui devo rispedire l'offesa al mittente, perché per noi è un onore, non è un'offesa essere qui con una manciata di preferenze, perché nessuno ha fatto una campagna elettorale spendendo migliaia di euro, questo lo potete andare a controllare. Lo potete andare a controllare sul sito, dove in maniera trasparente i dati sono visibili, perché noi portavamo avanti un'idea, un programma che è quella del Movimento e non un nome e un cognome come hanno fatto altri. E questo perché? Perché il Movimento è fatto da cittadini che entrano nelle istituzioni per poter agire con le mani libere. Silenzio in aula, per favore. Una volta entrati nelle istituzioni non devono niente a nessuno, non hanno legami, pensano con la propria testa e agiscono di conseguenza. Vorrei anche rispondere, mi dispiace che qualche consigliere abbia abbandonato il proprio posto, e in particolare il consigliere che vicepresidente della mia commissione. Siccome in molti interventi è stato detto che la commissione urbanistica non si è occupata dei piani di zona o non è all'altezza per farlo, io invito questi consiglieri anche nel ruolo di vicepresidente a frequentarla di più la commissione, perché sono spesso assenti e quelle rare volte che sono presenti stanno giusto il tempo per prendere il gettone. Quindi parlare di gettonificio a noi veramente è fuori luogo, perché parlano di se stessi di fatto, da vecchia politica. Vorrei anche ricordare che mercoledì prossimo dovrebbe essere arrivata convocazione a tutti i membri della Commissione Urbanistica. Tratteremo del piano di zona La Storta e del piano di zona Pianzaccoccia. Questo a dimostrazione del fatto che la Commissione Urbanistica non si lava le mani su questo tema, che la Commissione Urbanistica continuerà a seguirlo e sarà di supporto alla nuova commissione di indagine, trasferendo tutta la documentazione finora acquisita e tutte le indagini che comunque abbiamo fatto in questi primi mesi. Ma come diceva il consigliere Taranchina, è imprescindibile avere un gruppo di lavoro che si occupi a tempo pieno di questo. Per concludere, vado proprio in conclusione, devo dire che personalmente sono molto dispiaciuta che in queste ore la discussione sia scaduta a certi livelli. L'Aula ha perso un'occasione. Eravamo qui riuniti proprio per ribadire la nostra intenzione di riportare la legalità su un tema così delicato e sotto gli occhi di tutti.
e che coinvolge tante famiglie, per cui abbiamo davvero, lo dico con tristezza, perso un'occasione. Certo non per colpa della maggioranza, la discussione poteva svolgersi su livelli molto più alti e nonostante ciò noi continuiamo ad essere mossi da buoni propositi e, come ho sempre detto anche nei miei precedenti interventi, ci aspettiamo dalle opposizioni una partecipazione adeguata alla nuova commissione e anche un fattivo contributo. Grazie. Brava.